Zona Sport, a cura di Roberto Dalla Bella. Come ogni settimana, eccoci ad una nuova puntata di Zona Sport. Un saluto a tutti da Roberto Dalla Bella, che questa volta vi porta addirittura oltreoceano negli Stati Uniti, e più precisamente a Green Bay, una cittadina del Wisconsin. L'ospite di oggi è infatti un giovane italiano nato a Milano, ma che vive da anni negli Stati Uniti, che sta seguendo il suo sogno di diventare giocatore di football americano nella NFL, una delle leghe più importanti al mondo. Si chiama Giorgio Tavecchio e il suo ruolo in campo è quello di kicker, cioè il giocatore che calcia il pallone all'inizio della partita o subito dopo aver segnato la meta. Con grande disponibilità, Giorgio ha accettato di raccontarci ai microfoni di Radio Laghi. Ciao Giorgio e benvenuto a Zona Sport. Grazie Roberto. Giorgio, potresti essere il primo italiano da 30 anni circa ad oggi a giocare nell'NFL. Ci racconti la tua storia? Beh, ho cominciato a giocare al football americano al liceo, giusto per caso, anche se ero molto più appassionato del calcio italiano. Sono riuscito ad arrivare all'università per giocare al football americano. Ho fatto 4 anni a UC Berkeley, in casa mia in California. Dopo aver giocato per 4 anni per l'università, ho avuto l'opportunità di fare il salto a livello professionista, prima con i 49ers proprio di San Francisco. Sono rimasto in squadra su per giù per 4 mesi durante la scorsa estate, durante il loro ritiro praticamente. Purtroppo non mi hanno confermato la rosa finale, diciamo, per la stagione, perché tengono solo un kicker in squadra. Il loro kicker dell'anno prima era un trafenomeno, ma comunque è stata una bellissima esperienza per me. Sono cresciuto tanto sia come kicker che come persona, ho imparato tanto dell'NFL. Anche se non ero più in squadra, ho continuato ad allenarmi e ho avuto l'opportunità di fare un provino per i Green Bay Packers 2-3 mesi fa. Ho fatto abbastanza bene, si vede che sono piaciuto e mi hanno preso in squadra. E adesso mi trovo qui, questa è la quarta settimana che sono qui nel Wisconsin e fino a questo punto tutto bene. Giorgio, finita l'università hai avuto il primo assaggio di NFL facendo la preparazione con San Francisco, dove hai anche giocato 3 partite di pre-season, che noi diremmo amichevoli. È stata dura il passaggio al football vero e proprio? È stato un po' un tempo di cambiamento, ovviamente facendo il salto a livello ancora dilettante, perché per giocare a livello college non puoi aver preso soldi. A livello professionista, specialmente in un sport come il football americano, il gioco è molto più veloce a livello professionista. I giocatori sono molto più grandi, cioè c'è un aspetto molto più aggressivo, molto più veloce. Allora il gioco in campo era un po' un cambiamento, anche se niente cambia per il mio ruolo. Io faccio la stessa roba sia a livello college che a livello professionista, ma tutti i giocatori intorno a me sono anche più bravi fisicamente, allora è un po' più difficile, diciamo. Ma quello che ho imparato di più in quei 4 mesi con San Francisco era di come essere un professionista, no? Vedendo come si comportava David Akers, ho visto proprio come un professionista fuori classe si comporta, sia con il mister che con gli altri compagni, che come gestire la pressione della partita. Quell'aspetto lì è stato l'aspetto più difficile da capire. Per chi non lo sapesse, David Akers è il kicker titolare di San Francisco 49ers, quello che ha giocato nella scorsa stagione e che è rimasto in squadra, quando la dirigenza aveva deciso di escluderti. Nonostante le tue buone prestazioni, la dirigenza ha preferito confermare il kicker titolare. Come hai vissuto il periodo in cui eri senza squadra? Beh, ovviamente era un periodo un po' difficile, comunque ho fatto il meglio per mantenermi ben allenato e ho avuto abbastanza motivazione, date le mie esperienze con i 49ers, tutto il feedback che mi hanno dato loro, mi ha dato abbastanza energia per continuare avanti, ma ci sono stati periodi quando ho iniziato a pensare proprio se il football fosse nelle carte. Ma dopo ho capito che durante la stagione le squadre non guardano molto ai rookie, se c'è qualche problema con qualche kicker titolare di solito vanno ai veterani, allora ho capito che il mio tempo sarebbe venuto in primavera se ci fosse stata qualche opportunità. Allora, come detto prima, ho continuato ad allenarmi facendo il mio meglio sia in campo che in palestra. Grazie a Dio ho avuto l'opportunità di continuare qui a Green Bay. Come hai reagito vedendo San Francisco al Super Bowl? Te l'aspettavi che potessero fare una stagione del genere? Beh sì, io ero super contento per loro. Proprio dall'inizio ho notato quell'atmosfera dello spogliatoio molto sereno, un'atmosfera molto tranquilla. E quello parte dal mister, Coach Harbaugh, che io rispetto tanto, fino ai tutti i giocatori. Allora, quando ho fatto quell'esperienza con loro, ho subito sentito e ho pensato che ci fosse qualcosa di speciale. Ero molto contento per loro, perché sono tutti bravissimi ragazzi. E la mia esperienza con loro è stata proprio bellissima. Allora, potevo dire che la squadra con cui ero in ritiro per 4 mesi sono arrivati fino al Super Bowl. Ovviamente mi avrebbe piaciuto che loro vincessero, ma è successo così.
Giorgio, come stai vivendo questo periodo di allenamento in vista della prossima stagione? È troppo presto per parlare di una tua conferma o hai già avuto qualche impressione positiva in questo senso da parte degli allenatori? Beh, un po' presto sì, ma comunque stiamo calciando abbastanza bene. È solo 2 settimane che calciamo, perché le prime 2 settimane qui eravamo proibiti di calciare sotto il collective bargaining agreement, che non so come si spiega bene in italiano, ma praticamente le regole proibiscono che i kicker possono calciare per le prime 2 settimane, per la prima fase, diciamo, della preparazione. Allora ho dovuto aspettare un po', ma comunque ho fatto bene in palestra, ho fatto bene in campo con tutto il condizionamento che abbiamo fatto. Abbiamo incominciato a calciare settimana scorsa e sto andando bene in campo e il mister sembra contento, ma comunque il processo è molto lungo. Io la prendo un giorno alla volta per fare meglio ogni giorno, perché comunque rimane tutto molto incerto, ma se continuo così potrò essere soddisfatto del risultato, anche se sono in squadra o se non sono in squadra, quello che è, cioè succederà così, ma però per me sono abbastanza soddisfatto fino a questo punto, ma comunque mantengo la motivazione di continuare avanti, specialmente durante il ritiro in agosto, e spero di poter scendere in campo per qualche partita pre-season. Anche se non è la prima volta che ti alleni con una franchigia della NFL, sei di fatto un rookie uscito da poco dall'università. Come si comportano i giocatori più importanti con voi giovani che siete appena all'inizio della carriera? Beh, loro capiscono un po' come funziona il processo e come può essere difficile essere lontano da casa, essere in un mondo diverso dove tutto è molto incerto. Quasi tutti i veterani sono molto accoglienti e cercano di aiutare al massimo i rookies, perché capiscono che è un tempo abbastanza difficile, e per questo ne sono molto lieto, sia gli altri kicker che 2 o 3 altri compagni di squadra che sono stati molto 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 simpatici e gentili con me. Giorgio, le squadre di football hanno decine e decine di giocatori, ma un solo kicker in rosa. Mentre gli altri corrono e placcano, i kicker invece si limitano a calciare e spesso si allenano da soli. Si può dire che quello del kicker è il ruolo più particolare in assoluto nel football? Beh, io direi di sì. È un ruolo molto particolare, molto specifico, che è difficile capire. Se un mister non ha mai calciato una palla in vita sua, non ha mai fatto un'esperienza da kicker, è difficile capire cosa succede sia da un punto di vista mentale, che da un punto di vista psicologico, da un punto di vista fisico, sotto la pressione delle partite. Allora c'è poca gente che proprio riesce a capire il ruolo. Guardando le partite in TV sembra che i giocatori NFL siano vere forze della natura, con fisici potenti e atletici. Com'è vederli da vicino e allenarsi a stretto contatto con loro? Beh, anche lì ormai sono un po' abituato a vedere queste persone enormi, che poi alla fine quando vado a cenare a un ristorante, no, vedo gente di statura normale, a me sembrano piccoli, perché sono talmente abituato a vedere questi giganti in giro che è proprio, ormai sono abituato. Però ogni tanto ci penso e penso quanto sono forti fisicamente queste, come hai detto te, queste forze della natura, ed è una cosa molto interessante a pensare che questi qui mi potrebbero spezzare in due quando vogliono proprio, perché sono molto forti, e è una cosa molto, molto interessante. Negli USA il football è quasi una religione, soprattutto nel Wisconsin dove giocano i Packers. Com'è entrare in quello stadio? Hai già avuto, Giorgio, qualche contatto con i tifosi? Beh, ho conosciuto alcuni tifosi qui in zona, ma da quello che ho sentito, adesso che incominceremo con i veri allenamenti tra un paio di settimane, ci saranno molti, molti più tifosi in giro. Da quello che ho visto, da quello che ho capito, in questa zona, in questo paese, specialmente la città di Green Bay, tutti sono molto 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 appassionati dei Packers, li seguono religiosamente, come hai detto te, e qui è proprio, fa parte del sangue del paese, qui nel Wisconsin e in tutti gli Stati Uniti, è proprio una cosa molto importante il football, e tra poco vedrò proprio come sono appassionati qui dei Packers. Giorgio, ti faccio un'ultima domanda. Il fatto di essere l'unico italiano in questo periodo a poter giocare un giorno nell'NFL ha fatto crescere molta attenzione su di te. Come vivi il rapporto con i media e con i giornalisti che vogliono raccontare la tua storia? Io ne sono molto lieto. Per me questa esperienza è stata un'avventura bellissima. Ne sono molto lusingato per tutte le opportunità che ho avuto tramite il football americano e vorrei fare di tutto per cercare di condividere questa mia esperienza con tutti i tifosi di football americano in Italia. Purtroppo non sono molto portato tecnologicamente, se no avrei qualche telefonino che ha una fotocamera migliore, così potrei avere più foto forse, ma comunque ogni volta che qualcuno mi scrive su Facebook rispondo sempre, cerco di sempre mantenere quel rapporto con i tifosi per proprio condividere questa mia esperienza, perché è troppo bella per tenerla solo per me. Grazie Giorgio per averci dato la possibilità di conoscerti meglio. Un grande in bocca al lupo per la tua carriera. Spero davvero di vederti esordire presto con la maglia di Green Bay nella prossima stagione. Crepi, mille grazie Roberto, grazie a voi per l'interesse come sempre. Ciao e grazie. Ciao Roberto, tanti saluti.